Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo vlog dedicato alla mia reset routine, reset day, ovvero una giornata in cui cerco di tornare a riabituarmi, di prepararmi alla routine che riprenderò appunto alla fine delle ferie. Ormai diciamo è il mio penultimo giorno di ferie, quindi ho detto è il momento giusto per cercare di riabituarsi e appunto voglio prepararmi per iniziare al meglio di nuovo. In realtà questa settimana già ho cercato anche di ripartire con altre cose, tipo due giorni fa ho ripreso anche con la palestra che ha riaperto appunto. Comunque oggi voglio dedicarmi un po' a me e alla casa. È sabato, oggi è sabato 26 agosto, è mattina, sono appena alzata come avete visto, e adesso quello che voglio fare come prima cosa è mettere un po' in ordine in camera, cambiare le lenzuola, spolverare un pochino, pulire un po' casa. Voglio sistemare anche qualche parte dell'armadio, ovvero le zone dedicate ai vestiti della palestra che praticamente non uso da mesi, quindi sono totalmente in disordine, quindi voglio dare una riassestata e quindi niente, faremo un po' di cose e poi nel pomeriggio vorrei dedicarmi invece a un po' di skincare approfondita, maschere viso, capelli, ma anche cose per il corpo, niente, appunto prepararmi al 100% a questo ritorno alla routine. Nel frattempo iscrivetevi al canale se non lo fate ancora e adesso iniziamo. Pronta con le mie armi segrete da casalinga disperata. Adesso spolvero un po' le lenzuola e tutto e poi cambio le lenzuola. Mentre continuo a pulire la camera da letto faccio anche partire il robottino aspirapolvere, così nel frattempo nella sala questo aspira. Ok, quella parte della camera è fatta, passiamo alla parte opposta, ovvero dove c'è la scrivania, postazione trucco, un po' di casino. Qui nel frattempo è arrivato anche qui in camera, anche se poi per il tappeto devo comunque passare l'altra aspirapolvere, però
intanto più o meno il suo lavoro lo fa. Ok, sono le 11:10, io ho fatto più o meno il grosso, diciamo, di quello che dovevo fare, la camera è a posto, dovrei fare il bagno e poi lavare il pavimento praticamente su tutta la casa, ma mi sa che lo farò pomeriggio dopo pranzo perché che ritorna alla routine, ma ricordiamoci che sono i miei ultimi 2 giorni di ferie, quindi visto che abito vicino al mare voglio andarci appunto un'oretta adesso prima di pranzo, appunto così dalle 11 all'una, 1:30 e poi continuo il pomeriggio con tutto il resto della routine e poi mi dedico anche a me stessa visto che fino adesso non l'ho fatto proprio. Allora, sono le 15:35, io off camera ho finito di lavare il pavimento in tutta la casa, ho fatto il bagno, dopodiché mi sono fatta anche una bella doccia perché sono stata anche al mare, poi ero sudatissima per lavare tutto il resto, cioè fare le pulizie in piena estate è un'impresa. Comunque ora finalmente sono qui bella pulita, profumata e sono pronta a fare un po' di skincare, perché appunto, come avevo detto, volevo un po' anche prendermi cura di me e voglio fare questa maschera per il viso super idratante, questa qua, la Hydra Bomb di Garnier, perfetta in questo periodo, soprattutto che la pelle, io quando vado al mare la pelle la sento sempre un po' più secca del viso, comunque in estate mi tende a diventare un po' più secca, e poi voglio fare questa qui, ovvero una maschera per i piedi. Non ho mai fatto una maschera per i piedi vera e propria e ho comprato questa, che sono tipo quei calzini che si infilano proprio appunto sui piedi e niente, dovrebbe essere molto idratante e rinfrescante, quindi vedremo. Niente, io sono pronta, quindi adesso i capelli già li ho legati, li sposto davanti e mi metto prima quella viso, no, mi metto prima quella ai piedi perché comunque devo muovermi, ho paura che quella cada, così poi mi distendo a letto e mi metto quella lì. Allora, io non lo so se eravamo pronti a questa cosa, ma lo faremo. Sporco le lenzuola? Non credo, già lì le ho macchiate. Boh, vabbè. Ha un buon odore, classico odore di maschera. Ah no, praticamente fuori è asciutta e dentro invece sarà piena di prodotto. No vabbè, cioè io sto facendo una scoperta, che probabilmente per chi ha già fatto maschere per i piedi sarà normale, cioè praticamente è fatta così, si stacca. No vabbè, fantastico, potrebbero diventare una delle mie nuove cose preferite. Come funziona qui? Ok, pronti? Ok, no vabbè, non ce la posso fare. E questo, e questo si lega intorno al piede. Fantastico. Ottimo. Calzino numero 1 messo. Metto anche l'altro. Ok. Questo magari lo stringo anche un po' di più.
così è sicuro che non si toglie. Ok, questa è la situa. Ci sono. Adesso, senza fare danni, metto anche la maschera viso. Io ovviamente tutto ciò lo sto facendo senza specchio. Mi prendo la fotocamera del telefono perché credo che non possa più rialzarmi. O perlomeno forse ci posso camminare con questa cosa nei piedi, però boh, preferisco evitare. Allora, questa sembra super 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 imbevuta, assurdo quanto prodotto ha. Metto un po' anche sui gomiti, ne approfitto. Ok, io adesso mummificata in questo modo mi sto così a letto 15 minuti ferma e immobile, faccio agire le mie belle maschere e mi rilasso anche. Momento maschere, skincare, body care finito per il momento, perché dopo vorrei fare anche il silk peel, però adesso quello che volevo fare e sistemare appunto l'armadio, la zona delle cose per la palestra e anche la zona dei costumi. Ho pensato di risistemarla un attimo perché tanto comunque in queste settimane li utilizzate praticamente quotidianamente, appunto andando al mare, essendo in ferie. Adesso probabilmente ci andrò qualche altro weekend, però solamente nei weekend, quindi voglio dare una sistematina e faccio questo. Allora, il reparto palestra è questo qui, come vedete c'è un casino, ci sono anche asciugamani, nel frattempo c'è tovaglie di queste sì per la palestra, ma che non dovrebbero stare esattamente così. C'è un mix assurdo, non si capisce niente, quindi adesso tiro fuori tutto e li sistemo. Allora, questa è la situazione completina, adesso li smisto e li suddivido per bene. Allora, zona appunto sportiva sistemata. Da questa parte ci sono tutti i completini che non uso in estate, li uso principalmente appunto comunque quando fa più fresco, perché hanno i pantaloni lunghi, alcuni hanno anche i top a maniche lunga, mentre da questa parte ci sono quelli appunto, i pantaloncini, i toppini, la maggior parte sono a lavare, quindi qui ne vedete pochi, ma non ne ho tantissimi perché appunto li utilizzo solo nei mesi estivi, di più ho appunto set completi. E poi dietro ci sono anche delle felpe e dei pantaloni di tuta che però lascio lì così random. Sotto ho dato anche una mezza ordinata ai costumi, ma tanto appunto tra un pochino li toglierò, quindi va bene così. E per il momento questo è fatto. Momento silk peel, non lo passerò ovunque ma solamente in alcune zone, perché l'ultima volta ho fatto la ceretta, quindi non ho una ricrescita ancora troppo accentuata, quindi appunto ci sono solamente alcune zone che necessitano di una piccola passata e io di solito faccio il silk peel in queste fasi intermedie, quindi appunto adesso vado di silk peel e poi passo una bella crema idratante e per il corpo diciamo che per il momento va bene così. Tra l'altro vi faccio vedere questo che ho io perché mi trovo veramente bene, questo della Brown Silk Peel 9, io l'ho preso su Amazon ma già qualche anno fa, però devo dire che mi trovo veramente bene, si può utilizzare anche sotto la doccia e effettivamente rispetto ai modelli vecchi, io ne avevo uno vecchissimo, rispetto ai modelli vecchi fa molto meno male, probabilmente ce ne sono anche di nuovi ovviamente adesso, però devo dire che questo secondo me è un po' un compromesso, non costa tantissimo. Eccolo qui all'azione, anche la lucina che ti mostra appunto dove sono i peli e praticamente si passa così
Dora non mi sta facendo piacere, però come vedete riesco a parlare e dei pelettini ce li ho. Magari non si vedono, tipo quella piccola peluria da ricrescita. E niente, boh, io ve lo consiglio, vi lascio il link se lo trovo. Ultima cosa che voglio fare è organizzare lo zaino per l'ufficio di nuovo, quindi tutto quello che dovrò portarmi appunto ogni giorno. Io per il momento ho utilizzato sempre questo zaino, in realtà ho comprato anche un'altra borsa che potrei utilizzare. Sono sinceramente ancora un po' indecisa, quindi vabbè, intanto organizzo il tutto qui nello zaino, poi man mano strada facendo capirò appunto cosa voglio portare in realtà da questo nuovo anno, tra virgolette, quindi intanto organizzo queste cose. Quindi vabbè, ovviamente porterò computer dentro la sua custodia con il caricatore, occhiali, perché appunto quando lavoro al computer ho gli occhiali, poi agendina dove mi appunto le cose mie personali, in ufficio invece ho l'agenda dell'ufficio, ma quella la lascio appunto lì, cuffiette da utilizzare sul treno, in realtà ne sto comprando delle altre, mi devono arrivare da Amazon, poi ve le faccio vedere, però intanto appunto mi porto queste, a mucchina la tengo appunto così per l'emergenza nello zainetto che può sempre servire, quindi adesso mettiamo dentro tutte queste cose. In realtà dentro lo zaino è rimasto anche un altro caricatore che tengo sempre sulla scrivania dell'ufficio, l'avevo portato a casa se per caso poteva servirmi durante queste vacanze, ma non mi è servito, è quello lì che appunto si appoggia così se si mette sopra il telefono, e la cosa buona è che funziona con tutti i dispositivi, quindi molto comodo, e quindi questo lo rimetto nello zaino. Dai, io credo di essere abbastanza pronta per questo ritorno alla routine, quindi ho tutto pronto, adesso cercherò di entrare appunto nell'ottica in questo ultimo giorno che mi resta di vacanza, diciamo di entrare appunto nell'ottica del ritornare ad avere impegni, responsabilità e tutto tutti i giorni, doversi alzare, tutto il resto, però appunto ci sta avere una routine comunque da ordine alle giornate, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi in questi giorni state tornando appunto alla vostra solita routine di lavoro, università, scuola e tutto il resto, fatemi sapere se siete pronti oppure no e come vi state preparando appunto ad affrontare questa cosa, quindi ci scriviamo nei commenti, io vi leggo sempre e vi rispondo sempre, e se non lo fate ancora ovviamente iscrivetevi al canale, vi ricordo che i video usciranno ogni lunedì e ogni giovedì, per questo mese di settembre ci sono tantissimi video in preparazione, da questo punto di vista sono bella carica, sono tornata proprio alla routine al 100%, anzi secondo me ancora più carica, ci sono delle novità in arrivo, quindi veramente supportatemi e vi aspetto ovviamente anche su Instagram e TikTok, adesso vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!